Salve Bedrockers, benvenuti o bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi vi mostrerò come diventare dell'Holy Locust qualsiasi, usando anche noi l'X-Ray, ma su Bedrock Edition ed in sopravvivenza. Questo è quello che ci serve. Al posto della neve potete usare un qualsiasi blocco solido, e se non sapete come ottenere gli strati di neve superiore, non preoccupatevi perché dopo ve lo mostrerò. Mentre il cannocchiale e le pozioni di visione notturna sono opzionali, anche se molto consigliate. Bene, iniziamo facendo una buca di 3 blocchi. E scendiamo di un altro blocco da un lato. Nel lato opposto andiamo a piazzare un pistone in questa esatta direzione e colleghiamoci sopra una leva. Mettiamo un blocco solido davanti e nel buco più profondo ci piazziamo una lastra. Non ci resta che buttarci di sotto, azionare la leva e bere la pozione di visione notturna. Prima di piazzare lo strato di neve vi mostro brevemente come farlo. Bisogna spalare la neve. Mi raccomando con la pala, e raccogliere le palle di neve. Grazie a loro potremo creare dei blocchi di neve. E con i blocchi di neve creiamo gli strati superiori di neve. Easy peasy. È il momento di attivare l'X-Ray, piazzando lo strato di neve sul blocco in cui ci troviamo. Ed ecco a voi la visione a raggi X, anche su Bedrock Edition. Adesso potrete usarla come meglio credete, per cercare minerali, strutture rare, casse sepolte, miniere abbandonate. Insomma, sta a voi scegliere se, come e quando utilizzarlo, sempre consapevoli che si tratta di un glitch utilizzabile in sopravvivenza e senza bloccare gli obiettivi. Ma se ne abuserete, rischierete di rovinarvi l'esperienza di gioco. Se ve lo stesse chiedendo, sì, funziona anche nel Nether, ed è un metodo perfetto per trovare strutture come bastioni e fortezze. Insomma, finalmente anche noi utenti Bedrock potremo provare la visione a raggi X. E per la guida di oggi è tutto. Al prossimo video, ragazzi. E mi raccomando, stay safe, stay Bedrockers.